È la comunità di Castrocucco di Maratea che festeggia da sempre San Giuseppe e lo fa naturalmente in chiesa con il suo parroco Don Biagio Giovinazzo, che ha celebrato la Santa Messa nella chiesa dedicata a San Gerardo. Nella sua omelia ha sottolineato l'amore straordinario per la famiglia e in questo caso la Sacra Famiglia, da dove tutto è cominciato. Poi la suggestiva processione per le strade della frazione tra preghiere e canti. Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. La sosta alla bella cappella che per anni ha conservato l'effigie di San Gerardo e poi il ritorno. Santa Maria, Madre di Dio. La solenne benedizione e davanti al sagrato della chiesa il grande falò di San Giuseppe che ha riscaldato tutti in una serata di luna piena, mentre i convenuti hanno gustato i dolci offerti dal comitato festa. È una festa di tutta la Chiesa, essendo San Giuseppe il patrono universale della Chiesa. E il motivo è semplice, perché ha custodito la Santa Famiglia, ha custodito quella famiglia umana, quella realtà terrestre e divina nella quale il Figlio di Dio ha voluto incarnarsi per noi, per portarci la salvezza. Quindi tutta la Chiesa festeggia San Giuseppe, è il patrono universale della Chiesa. Nel ricordare questa frazione in modo particolare, San Castrocucco festeggia San Giuseppe in questa maniera, semplice ma sente una bella devozione al Santo ed è un motivo bello per noi perché a partire da questa comunità affidiamo tutta la nostra comunità parrocchiale a San Giuseppe, tutta la nostra diocesi a San Giuseppe, tutta la Chiesa universale, essendo egli custode della Santa Famiglia di Nazareth. Approfittiamo di questa occasione per fare anche gli auguri ai papà che oggi Senz'altro, i papà hanno un grande protettore, hanno un grande santo a cui ispirare tutta la loro opera educativa. San Giuseppe è patrono, ma è custode ed è educatore, è educato umanamente il Figlio di Dio Gesù Cristo, il quale è stato obbediente, è stato figliolo che ha collaborato con i sacrifici che San Giuseppe faceva per portare avanti la Santa Famiglia, quindi ogni padre può sentirlo vicino al suo sforzo di portare avanti la famiglia e di educarla alla fede cristiana. Grazie Don Biagio. Grazie a voi, buon San Giuseppe.